Final Four di Coppa Italia, Volleyland, c'è un allenatore, un osservatore speciale che ha già conquistato il pass per Rio, Flavio Golinelli. Ah, speciale no, insomma, sono uno spettatore interessato e chiaramente questi sono eventi molto importanti e la qualità della pallavolo di queste semifinali di oggi e della finale di domani sicuramente richiama gli addetti ai lavori, perché insomma per noi questo è pane e sono qui interessato per vedere quanto di meglio la pallavolo italiana può offrire adesso. Al di là del campo c'è anche una festa fuori, sugli spalti, sugli stand, nelle varie iniziative, è la festa della pallavolo che per due giorni davvero qui al forum fa di tutto e festeggia. Io credo che siano eventi importanti per il nostro sport che ne ha bisogno, assoluto bisogno. Abbiamo bisogno di richiamare un po' di interesse, di entusiasmo attorno alla nostra pallavolo che è rimasta sempre di un livello eccelso, ma che ha perso magari un po' di seguito. Non stiamo qui a parlare delle cause o a cercarne i motivi, ma sicuramente questi eventi sono importanti e l'organizzazione della Lega di oggi mi pare che sia all'altezza di quello che la gente si aspetta e mi fa molto piacere di vedere che c'è movimento, tanto movimento. Ha lasciato l'esperienza in Superlega per intraprenderne un'altra da allenatore di una nazionale. Un primo bilancio sia da un punto di vista sportivo che anche da un punto di vista così dell'accoglienza e di quello che si vive in Egitto. Beh, dal punto di vista sportivo diciamo che la scelta è stata fatta con l'idea di centrare l'obiettivo Olimpiade, questo è arrivato con qualche patema in più di quello che mi sarei aspettato, ma è arrivato e adesso si parte per il lavoro importante. Dal punto di vista della vita di tutti i giorni, insomma, quello che si percepisce in loco è una situazione più tranquilla di quanto non sia dipinta dai media stranieri. Diciamo che è una città vivibile, molto grande, molto caotica, ma una città vivibile. Poi il tempo per noi allenatori è sempre tiranno e quindi non è che abbia avuto la possibilità, spero di averne un po' di più adesso nel prossimo periodo per poter visitare le parti interessanti della città. Insomma.